manifesta cose che l'uomo sia dalla paura del morire fatto essere, sicché ogni sua gesta si può credere che sia ad essa da imputare. Dicesi d'un uomo in altro tempo che da tale timore fosse sì territo da sragionare in sì fatta maniera. «Se oggi vivo, diceva, domani muoio, ma oggi mai non più è mia potestà desistere e scegliere, d'altrui è stato il compito». L'apalissiano dir si potrebbe che in vita, chente siano i dolori, sempre vengono, ma che morte è di essi lo maggiore, poiché è il dolore che non dà preconio di sé i quali seguirannolo. Poscia, vita è anche dei piaceri il luogo, mentre morte è del sonno regno. Saputo è che in sonno niuno è piacere, quando anche sembri, perché è sogno, è illusione. Indi per cui, pur ragionate le infinite tristezze del vivere, prediligele sia l'alea del morire. Vedendo poi come ogni morte è di cambiamento frutto, gnaffe, più desiderabile è sempre lo stato attuale a quello ignoto, poiché in esso si è vivi, nell'altro, chissà. In virtù di tali pensieri era egli sparagnino. D'ogni soldo facea tesoro e usavalo per regolar vita tenere. Negli anni di trucchi aveva provvisto la servitù sua tutta, a che della stessa faccia camerieri e domestici potessero essere sempre vestiti, per nulla affetti dal tempo andante. I pasti suoi erano uguali l'uno all'altro nell'ebdomadario corso, e di sola imploia non curava se uso era ad uscir ad un tal momento. Non guari eran coloro che potean della sua onoratissima presenza esperiti essere, e sempre nel dì scelto e all'ora fissa. Di loro, uno era un bacalare dagli occhi accerchiati in ferro e vetro, che donato era di facondia dal fato. Un bergolo che non altro d'amore avea per la voce sua e per le orecchie tese degli astanti, tanto tale da farli spesso cadere in gran ciporri, dai quali senza avere condia diceva imparasse e imparassero. Caso fu, in dimora del sparagnino, che dicesse a tavola loquendo: «Un dei miei amici molti, voglia del nome tener freno la curiosità, non che l'altro di curiosità da moto avesse fatto segno d'essere colto, mi fece visita il mese trascorso e donommi un grande huco. Procurateselo nelle plaghe di Persia, pensossi che digno di me solo fosse a presente, così che me lo fece dono». Già era interdetto il padron di casa, credendosi che lo huco danubiano fosse. Ma il si disse che l'altro il sapesse più degli, e tacque, a che non fosse del litigar cagione una sua ignoranza. «Uri vi dirò, mai fu il mio salotto di miglior fattura orpello. Tale da invidiar farmelo da molti re, sospetto io, se fosse mio costume esser vanesio». Il sapeva l'ospite che il discorso del visitator era farragine di parole belle e poco senso, ma il non velle scomodar di lui l'intelletto dicendo, ma che dicendo, ricordando, sicuro lo sapeva da sé, che del luco il solito uso è mangiarlo, dello scalpo fatto privo sulla bragia. Se fosse cambiamento uno, potesse essere quello fatale. Non quindi volle altercar con l'eminente, sì da tenerselo fermo in situazione usata. Sì fatta era la vita sua. Fu in odor d'inverno che venne a festa il dì dei morti. Il fe visita al lavello d'un abavo suo, sito in lo camposanto. Non cosa tanto quanto pare strana era, altro era dei riti suoi. Lo parente era colui che in ricchezza posto l'avea, donandogli magione e pecunia alla morte cedendo. Non che il sparagnino fosse suso il cuore colpito d'affetto, bensì che trovato s'era a presenziare alle sue esequie, sconvolgimento dal quale mirato s'era, temendo. Era stato d'astuzia forte nel capire che se avessero fatto di nuovo e ancora più, non più sarebbe stato inusuale, ma fosse sua usanza,
dalla quale non più paura trarre potesse, ma solo noia. Lapidario innanzi alla lapide, in mano una danda del colore delle pupille e in contrizione manifesto, stava, quando ebbe a udire il baccagliar di due cozzoni. Del loro tramestio la vendita d'un capo era oggetto, ma parea che con cociore troppo per affare di tal fatta dibattessero. Amendue riferivanglisi come se avesse prezioso valore e se la legittimità dell'uno o dell'altro l'altra avesse a prevaricare. Incontanente il pregatore di Salma con tapasciata furiosa fu allora presso. Illi eran rozzi e avevano solo sporche in pacchiarina. Non celato né celabile era lo disagio infido che avviluppolli nel vedersi avvicinare da un signore d'alto bordo, più che prima obdurato dal loro sgomento. Al d'assezzo sentito s'era titillare da cotali provocatori, i quali neppur dei santi morti avevano rispetto. Redarguilli con acrimonia e scacciolli di là in via all'iracondo acme dello sdegno. Riprese poi la contemplazione del lavello noto e in breve fu deciso all'andarsene. Di lui, saperlo non gli era possibile, già si bucinava vilmente in talune masserie e certuni gagni, soffiando astioso il veleno dei popolani non veduti assenti. Non eteroclito giorno fu lui quello, ciò non di meno, poiché con orecchio vuoto, mente è sgombra. Non duratura però avea ad essere ciò. Vennegli a casa poco in là da allora uno sconosciuto uomo. A corto passo fu dal permettere che bussando in sul portone si facesse stremato senza ricevere risposta. Ma cambiar dovette intento al sentire che del cimitero da parlargli avea. Breve fu il colloquio, ma di fervida natura. Il fu detto che alcuno aveva fatto labe sulla tomba e sozzura reso il tumulo del defunto avo. Poche parole inattese fecer lui imbolsire, ma agevolmente si resse a piedi e Ialino reso ebbe terrore. Lui stesso con sua mano avea cambiato vita sua, avendo a che fare con quella d'altri. Quale intento prosaico avea coltivato vita durante? Sì mediocre era stato da volerli opposti entrambi. Esser vivo fra persone ed avere requie in mano. L'una o l'altra non terza la via, ma dura ed aspera la scelta. Fece d'un mese concessione alla propria indecisione, ma non ebbe a sì tanto dubbio adito dare. Un per uno tutti li conoscenti suoi vide di nuovo, a ciascedun dicendo essere ultima la volta, avendo lui l'unica speme di esistere da solo per farlo in lungo tempo. Fatto noto della novella, il bacalare amico suo fece sì d'avere ultima lui la parola in bocca, perché non potesse dirsi giammai che alcuno zittito lo avesse, avesse smesso di prestare ascolto prezioso a tanto digno destinatario. Presentato a lui, non finse la notizia non essergli giunta, ma con epidittico di eloquenza aprì il suo ingresso colà, rigirando i verbi sul funzionare delle persone e rimestando con grazia le parole, disse incongruenti suoni a delle umane relazioni volte. In termine di ciò, fece dono al sparagnino d'una machera intarsiata e augurogli di saperla usare, infin che il solo stare lo privasse anche di sé. Poco alle provocazioni avvezzo, illo ebbe ferma la lingua e gelato lo sguardo. Tremule le mani ad afferrare simil dono. Non meno risoluto che prima era, non pencolante la decision sua, ma scotersi non credea possibile al ciarlare di costui, essendo al più un baloccatore di parole senza virtù alcuna né di verità un latore. Penoso a lui fu deporre quella. Polverosa stia non trovò adatta ad insulto qualsivoglia, a che posela a fianco del letto, tormentasselo per esser nascosta. Larghe e viscide gli rimbombarono certuna verba ante udite da quello, quando in sonno volle ritrarsi al decader della forza. Degli umani parte facea, e in essi prosperava,
ma loro tutti erano costruttori di cose e distruttori d'altre e potevano lo essere solo essendo. Loro tutti. Lui compreso. La notte fu a lui fosca e Barlume unico era della Machera l'uno. In sua vita cambiamento era niuno, non forse alcuno essa era. Non fosse stato lui, la casa e i domestici dove fossero. Del plagato viver lamento aveva eluso, pensandosi nella delle possibili migliore condizione, delle molte la sola che di vita desse certezza. Ma né pur salva né forte era, perché infermo stando di ogni cosa ne movea. Sì è ver, che al mondo tutto dà reazioni, ormai pensava, come il ferro che brilla se vellicato dalla fiamma o il gregge che in dilupa presenza scotesi et freme. Verè che a lui sedentesi poltrona si piegava, cambiando sé, che a lui mangiante ucciso era animale da altri, sol regolare era ciò, ma non esistente, certo non era. A lui reazione era da persone, non conoscentilo pure. Del risveglio volere certo nemmen fu, dallo crollo dell'ingrollabile certezza sfatto, altro cambiamento quest'era che a più morte vicino farlo potesse. Del servil servigio facessi a meno, brieve a di lì, e non fosse più al di persone fianco, che in esse, et lui medesimo, il male del morir nascosto avea dimora. Poteva mai escluder di sé tale natura? Quali uomini, non sul vero aveano influenza? Quente creature, in niuno modo affliggevan lo mondo? Illi, che, strette su al petto le mani e fissi gli occhi ad una bara al soffitto basso, stavano. Non certo del caso, figlia, era la calma mostrata da essi, ma della certezza dell'essere sempre tali. Morti. Lo scintillio della Machera in fianco al guanciale parvegli attraente, amichevole lo sorriso curvo suo.